Mezzanotte 10 minuti, buonasera, benvenuti a Night Desk per raccontarvi questo lunedì 30 dicembre appena trascorso e fare un po' il punto della situazione. Beh, come potete immaginare, oggi soprattutto il mondo politico ha discusso intorno alla questione del discorso del Presidente della Repubblica questa sera. Come sempre, ormai dal 1949, il Presidente si rivolgerà agli italiani, lo farà a partire dalle 8:30 della sera. Il problema è che mai come quest'anno c'è così tanta attenzione e tensione intorno a questo che sarà l'ottavo discorso di Giorgio Napolitano, perché per l'appunto dopo la sua rielezione si ricomincia un altro settennato. Come sapete c'è chi invita addirittura a non ascoltare il messaggio, la Lega lo ha detto apertamente, molti esponenti di Forza Italia anche hanno detto apertamente di non ascoltare il messaggio, come pure da parte del Movimento 5 Stelle arriva un chiaro invito a contarlo, tant'è che Beppe Grillo ha annunciato che contemporaneamente alle parole del Presidente Napolitano lui in rete però invierà un proprio suo messaggio. E forse anche Berlusconi potrebbe dire qualche cosa, di questo si è parlato oggi, non si sa poi se accadrà o meno. Ma perché tanta attenzione? Perché lo sapete, il Presidente incalza il governo e il Parlamento a fare una serie di riforme. Ovviamente la prima è la riforma elettorale. Lo ha detto e ripetuto in varie occasioni. L'impressione evidentemente è che le cose non vadano come lui pensa, come lui vuole, o comunque insomma come si era concordato che dovessero andare, e quindi ecco tutte queste tensioni. In realtà quello che succederà lo vedremo domani sera, oggi ci si può solo esercitare nell'arte della premonizione. Però di questo si è fondamentalmente parlato, così come si è discusso abbastanza anche sul destino del governo, perché è in qualche modo legata evidentemente una questione all'altra. E poi lo sapete, ci sono state in questi giorni le interviste del segretario del PD, di Matteo Renzi, alle quali sono arrivate una serie di risposte, e insomma ci si interroga evidentemente sul futuro, cosa peraltro abbastanza normale quando si sta per intraprendere un nuovo anno, e qui gli oroscopi ovviamente non c'entrano. Dal punto di vista delle notizie vere e proprie invece, oggi la giornata è stata caratterizzata dalla firma del Presidente della Repubblica a due decreti che erano quelli che costituivano il mille proroghe, quindi in qualche modo si è arrivati a una ricomposizione, anche se anche qui vedremo gli strascichi, ce li trascineremo sicuramente nel mese di gennaio. E poi i fatti di cronaca che interessano però gli italiani, come le 24 famiglie che sono in Congo e che aspettano una risoluzione. Non ci sono solo gli italiani, ci sono anche tanti altri stranieri, ma insomma evidentemente noi ci preoccupiamo per i nostri. Il panorama internazionale è teso. All'ex Stalingrado, Volgograd, c'è stato un altro gravissimo attentato anche questa mattina dopo quello di ieri, e i morti, le vittime sono già 31 e si allunga quindi un'ombra cupa sulle Olimpiadi di Sochi, inizieranno fra poco a febbraio. E poi tutti quelli che hanno tifato per lui, ma forse non solo i tifosi, sono ovviamente con il fiato sospeso per la sorte di Schumacher. Andiamo a vedere i quotidiani, vediamo come impostano l'ultima giornata del 2013. Facciamolo partendo dal Messaggero. Questa è la prima pagina del Messaggero, se la regia riesce a mandarcela in onda, eccola qua. Allora vedete la foto notizia dedicata per l'appunto all'incidente e alle gravissime lesioni di Schumacher, ma poi il titolo di apertura, eccolo, manovra. Ecco le spese e le mance sotto accusa. Il PD attacca la legge di stabilità, stop ai rincari delle sigarette e ci saranno tetto agli aumenti delle autostrade. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'Unità. L'Unità che invece si concentra sul destino del governo e parla esplicitamente di mine vaganti per Letta. Il 2014 sarà un anno pieno di insidie sul lavoro, legge elettorale, riforme, si gioca tutto. Rischio elezioni in agguato, stasera per l'appunto il messaggio di Napolitano che chi vorrà ascolterà. Più coraggio, si spinge l'Unità in una sorta di previsione di ciò che dirà il Presidente, più coraggio nel risolvere il disagio sociale. E poi mi segnalo un'intervista a Gianni Cuperlo che dice: senza svolta
meglio il voto. Quindi un'altra voce all'interno del PD che dice, insomma, se non si risolve, meglio andare a votare. Andiamo avanti, questo è il giornale napoletano, il gioco di parole è evidente, il capo d'anno nel discorso di questa sera, sostiene il giornale, dirà ancora una volta no alle elezioni, ma gli italiani sono stufi delle sue ingerenze, la popolarità dell'inquilino del Quirinale è ai minimi storici, questo è il giornale. Andiamo avanti, andiamo a vedere la Padania, vi dicevo la Lega, Salvini che è il segretario del PD sostiene che lui non ascolta più il messaggio da almeno una decina d'anni, quindi non c'entra peraltro solo l'attuale presidente, la Lega spegne Napolitano, il segretario federale dice il messaggio di fine anno non lo guardo appunto da 10 anni e i media del Carroccio si attivano intorno a questa iniziativa, bollino rosso di Radio Padania con microfoni aperti per 2 giorni. Andiamo avanti, vediamo il Fatto Quotidiano, anche il Fatto in realtà ci parla del discorso del presidente, ma è più un auspicio quello che fa il Fatto. Il grido delle madri, il Colle non risponde. Le madri sono appunto le donne della terra dei fuochi, le donne i cui figli sono stati uccisi dai tumori dicono 150.000 cartoline, ma dal presidente solo indifferenza. In realtà il Quirinale dice no, il dramma è stato affrontato in 3 interventi del capo dello Stato e comunque l'augurio è per l'appunto che il presidente ne faccia cenno domani nel suo discorso. Libero, l'apertura è dedicata a un libro di Mario Giordano, Come salvarsi dall'euro, quello che però mi preme farvi vedere, se vi interessa appunto seguire le cose della politica, è che domani sul Libero ci sarà un'intervista ad Alfano, al vice premier, che dice non torno con Silvio, farò il Silvio, perché un'altra delle cose discusse ultimamente è proprio questa sorta di cambio di passo di Forza Italia, di Berlusconi nei confronti di Alfano, per cui non è più tanto traditore, il canto delle sirene per riportarlo a sé, insomma vedremo poi che cosa esattamente c'è di concreto. Il Mattino ve lo mostro perché si parla ancora del terremoto, eccolo qua, in 2 giorni, in 1 giorno e mezzo, 130 scosse, però spuntano gli sciacalli, incubo crolli in 1000 senza acqua, dunque non ci sono state vittime, ma qualche problema c'è ancora. E poi per concludere abbiamo ancora il Sole 24 Ore che ci segnala come in realtà per le borse è stato l'anno della rivincita, quindi dal punto di vista finanziario l'anno è andato decisamente bene, listini al top, Tokyo addirittura più 56% davanti al Wall Street e Francoforte, ma anche Milano non è andata male. E infine dovremmo avere Avvenire, eccolo qua, che sceglie di aprire sulle vicende internazionali, sugli attentati di Volgograd, ombre di terrore sui giochi in Russia. Allora, questi sono i quotidiani, domani in edicola. Intanto saluto i miei colleghi in studio, Stefano Ferrante, buonasera. Buonasera a voi. Per la redazione politica, Luca Del Re, buonasera, buonasera. Per la redazione economia ed esteri, e qui a Roma è con me l'onorevole Marco Causi del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera e benvenuto, lei fra l'altro è un economista, insegna all'università, quindi insomma di questioni economiche se ne intende, mentre invece vedo collegato con noi da Milano e saluto il senatore Andrea Mandelli di Forza Italia, buonasera senatore. Buonasera, che è fra l'altro, per chi non lo sapesse, anche il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, e lo voglio sottolineare perché fra le vicende di oggi, le polemiche di oggi, c'è ancora il caso Stamina. Ne parleremo poi più avanti, ma insomma la vicenda Stamina, tutt'altro dall'essere conclusa, continua a far discutere, e allora anche di questo parleremo. Ma iniziamo e partiamo dal discorso di Berlusconi. Perché, vabbè, intanto vorrei sapere da lei, senatore, se lei fa parte dell'ala dura del suo partito, cioè di quelli che non ascolteranno il messaggio del presidente, oppure lei... No, perché io oggi ho letto addirittura dichiarazioni forse un tantino eccessive, nel senso che un suo collega ha detto è stata lasciata libertà di coscienza. Signori, è il discorso del presidente, non è che stiamo... Ma guardi, io forse sono io che sottovaluto.
No, io sono estremamente pragmatico nell'approccio personale ai problemi. Credo che quando uno ha disponibilità a candidarsi e occuparsi quindi di politica, debba per forza di riffo di raffa riuscire poi a capire cosa dice il presidente Napolitano. Quindi io credo, ma questa è la mia interpretazione personale, che questo vada inquadrato come una provocazione rispetto a un disagio forse che qualcuno vuole manifestare. D'altronde il presidente della Repubblica non è più tanto arbitro, se mi permette, è diventato un po' giocatore e quindi qualche scontro di gioco deve anche pensare di subirlo. Quindi io credo sia una provocazione per manifestare forse un cambio di passo del Presidente della Repubblica, da arbitro a giocatore. Vabbè, comunque lei domani sera mentre si prepara il cenone lo ascolta. Non è un tema che in questo momento mi sono posto, però io ripeto, secondo me non possiamo farne a meno. Si può sbilanciare, non credo che sia così grave. Non lo so, non me lo sono ancora chiesto, però sicuramente se non lo farò direttamente sarà mia premura andarlo a leggere, credo sia un fatto indispensabile. Se ti metti a disposizione della gente donandoti alla politica, devi poi essere accorrentato rispetto a quelle che sono le dinamiche di un player importante come è sicuramente il Presidente della Repubblica. Onorevole Causi, lei che cosa farà? Voglio sperare che lei almeno sia di quelli che lo ascolta, o no? A me non risulta che dal 1949 in poi sia mai stato un obbligo ascoltare discorsi serali di fine d'anno dei Presidenti della Repubblica. Io non credo che nessun italiano l'abbia mai sentito come obbligo e credo che questa vicenda, come dire, in queste ore sia montata un po', diciamo, forse per assenza di cose più serie. C'è addirittura un hashtag su Twitter, io ascolto Napolitano. Insomma, la cosa sta montando molto. Non c'è neanche l'auditor. Cioè, mi sembra che le opposizioni, Forza Italia, i 5 Stelle, la Lega, legittimamente, stiano montando un caso che non esiste. Dal punto di vista politico mi pare ovvio. Perché? Perché alla fine Napolitano è l'uomo che più si è speso in quest'ultimo periodo convulso delle vite politiche italiane per fare le riforme e per costringere i partiti a fare le riforme. E naturalmente invece le opposizioni legittimamente vogliono far precipitare la situazione in modo convulso, senza riforme, verso una nuova scadenza elettorale e quindi cercano di delegittimare il Presidente della Repubblica. Ma diciamo, il discorso di domani non è obbligatorio sentirlo. Certamente. Quindi possiamo anche stare sereni e continuare Mandelli, a mangiare le nostre lenticchie. Naturalmente tutti ci leggeremo sui giornali i commenti, perché sicuramente Napolitano avrà qualcosa da dire sulla mancanza delle riforme. Io mi auguro che dica parole forti, perché questo è un paese in cui la classe politica, di cui io faccio parte, quindi mi ci metto in mezzo, no? Sta un po' giocando col fuoco nel rimandare costantemente il momento in cui, per esempio, avere una legge elettorale che funzioni e garantisca la governabilità. Quindi sicuramente domani io mi auguro che Napolitano dica parole forti su questo e che siamo talmente forti da superare queste polemicuzze del giorno prima che hanno l'odore di una strumentalizzazione politica di basso livello. L'attacco a Napolitano è anche un attacco a Letta. È un attacco al governo, un attacco a Letta, è un fronte compatto che chiede le elezioni. Sì, adesso le opposizioni dicono che Napolitano è diventato player. Io non ne sono convinto. Napolitano ha cercato una soluzione dopo che, ricordiamocelo tutti, nel febbraio del 2013, quindi lo scorso febbraio, con una legge elettorale pessima, nessuno aveva vinto le elezioni, quindi noi ci troviamo con un Parlamento in fase di stallo perché non c'è una evidente maggioranza. Ma secondo lei dentro il Presidente crisi, dentro questa una volta crisi economica e sociale storica sarà ancora... E quindi Napolitano ha cercato di garantire questo traghettamento, ma ricordiamoci anche che Napolitano, anche nei suoi discorsi, diciamo, di insegnamento, ha detto: io non resto qui altri 7 anni. Esatto. Resto, cioè, finché non... La parola dimissioni l'ha già, insomma, lasciata intendere più volte, anche recentissimamente. Il problema è che si cerca di probabilmente ribaltare in qualche modo la prospettiva, nel senso che lei ha appena detto Napolitano si è prestato, no? E ha detto bisogna fare una serie di cose, ma l'accordo è stato preso dai partiti con il Presidente, non è il Presidente che ha preso l'accordo con i partiti. O è quello che in realtà lei sta pensando e pensa il senatore Mandelli, perché è evidente che un cambio di prospettiva così modifica completamente tutto. Però Mandelli, voi l'avevate votato 8 mesi fa. Ma diciamo, l'avevamo votato su una
idea anche di arrivare a una pacificazione del paese, arrivare a... Ma era un'idea vostra, non era un'idea del presidente. Cioè, perché si sta... cioè, io ho l'impressione che ormai si è arrivato a compimento questo ribaltamento, no, di prospettiva, per cui si tende a far credere che in realtà sia stato il presidente a fare accordi con i partiti. Ma io non ho fatto accordi, quindi non posso essere testimone diretto o indiretto di nessuno di questi passaggi. Quello che credo sia necessario dire, e anche per riprendere il filo del discorso che l'onorevole faceva prima in studio, è che noi dobbiamo distinguere un po' il momento. È vero che è il momento delle riforme, però dobbiamo anche un po' chiarirci per non dare dei messaggi distorti a chi ci ascolta, soprattutto visto che è anche un'ora tarda a dare dei messaggi chiari. Un conto è fare la legge elettorale. La legge elettorale potrebbe essere paragonata al tetto di una casa. Un conto invece è fare una riforma costituzionale che permetta, una volta che c'è una legge elettorale che funzioni, di governare. Perché le due cose non vanno di pari passo. Cioè, se noi cambiamo la legge elettorale, troviamo solo una formula matematica che può più o meno soddisfare, non è detto che poi rendiamo governabile il paese. Allora, il problema è quello di cominciarci a dare delle priorità e di affrontare i problemi. Secondo me... il governo delle larghe intese doveva avere questo scopo. Quando invece abbiamo cominciato a vedere che le cose non erano più in questo senso, allora l'atteggiamento del di Forza Italia rispetto alle proposte del PD e poi di NCD che è uscita da noi sono mutate. Però ecco, il problema è questo: concentriamoci su cosa dobbiamo fare, una riforma elettorale che è un tetto o una riforma costituzionale che è la base della casa, perché non è detto che l'una senza l'altra funzionino. Allora, Stefano Ferrante, se noi dovessimo dare retta, e non vedo perché non dovremmo farlo, alle parole del senatore Mandelli, che in realtà non sono certo così rivoluzionarie e soprattutto non stanno demolendo, no, la casa, perché il senatore dice no, se si fanno le riforme si va, dovremmo dire che tutto sommato questo governo subisce semmai più i colpi del fuoco amico che dall'esterno. Sappiamo che poi non è così, perché dentro Forza Italia ci sono... tensioni e insomma desideri molto più espliciti di andare al voto, ma il fuoco amico c'è. Sì, c'è un fuoco amico e c'è un fuoco anche delle opposizioni. Quello delle opposizioni in questo momento si sta concentrando su Napolitano, perché Napolitano è il garante della governabilità e di questa fase di transizione attraverso le larghe intese ora ridottesi, e quindi fanno fuoco contro il simbolo delle istituzioni che più garantisce questa situazione. È il caso della Lega, che dice bollino rosso per il discorso del Presidente, gli attacchi di Forza Italia molto pesanti, anche se con dei distinguo, e anche la posizione di Grillo che dice, anche se attraverso il professor Becchi, anziché parlare di dimissioni si dimetta. C'è da dire che Grillo è stato coerente in questo, perché fa un discorso contemporaneo a quello del Presidente della Repubblica da molti anni, da prima che ci fosse Napolitano al Quirinale. In fuoco amico invece è quello che, diciamo, un po' carsico, sotto traccia, meno palese, anche se piuttosto evidente, di una parte del PD che probabilmente sull'onda della nuova segreteria vorrebbe accelerare i tempi verso le urne o comunque imprimere una svolta a questo governo, anche per non trovarsi invischiati e non dover pagare un prezzo politico all'inerzia dell'esecutivo. Le parole dure... Però nonostante le smentite che ci sono state in questi giorni, tu hai avuto l'impressione che quindi, cioè, questo partito, mettiamolo fra virgolette, all'interno del PD, di chi spinge comunque per andare alle elezioni, si stia rafforzando, o siano state invece diluite certe tensioni? Perché Renzi l'ha poi detto chiaramente, ha detto non voglio il rimpasto, non se ne parla. Insomma, però i suoi continuano a parlare di marchette per le leggi che ha fatto recentemente il governo, e oggi c'è un'intervista violentissima di Danilo Leva, che è un esponente di spicco del PD e responsabile della giustizia, che dice attenzione a non parlare, dice Renzi, attenzione a non parlare come Grillo e come Berlusconi, mettendo appunto sotto accusa anche il lessico, le marchette, o si cambia o si muore, sono state parole dette dai renziani. Renzi legittimamente aspira a un cambio di rotta. Sono significative le parole che oggi ha detto Franceschini. Franceschini si è schierato con Renzi al congresso, ma è un lettiano, è un esponente importante del governo. E cosa dice Franceschini? Faremo delle riforme, quella elettorale, ma deve marciare questa riforma di pari passo con l'altra riforma importante, quella istituzionale, con la sostanziale abolizione o superamento del Senato. E poi dice un'altra cosa importante. Attenzione, c'è un passaggio, è un test
decisivo quello delle europee. Lì si vedrà come vanno le cose. Questo è un test insidioso per il governo, ma anche per la nuova segretaria del PD. E soprattutto bisogna vedere se arriviamo solo alle europee o se invece ci saranno anche politiche. Visto che siamo alla vigilia del nuovo anno e che qualche previsione è concessa, Causi, lei che dice? Ma io mi permetto di suggerire delle letture che siano un po' più di medio periodo, non quotidiane, giornaliere, no? E le due letture più di fondo che mi permetto di suggerire sono, per quanto riguarda il Partito Democratico, cioè il mio partito, che è evidente che con le primarie e con l'arrivo, con l'insediamento di una nuova segreteria, tra l'altro supportata da un amplissimo supporto popolare, dentro forse la, diciamo, dentro una sfida che non era una sfida scontata, è chiaro che il Partito Democratico, rispetto ai mesi precedenti, riacquisisce un'iniziativa. È inevitabile, perché invece il Partito Democratico, purtroppo, era convinto di vincere a febbraio, non ha vinto pienamente e quindi ha subito un contraccolpo. È chiaro che l'arrivo di un nuovo segretario rende il partito più vivace, quindi c'è sicuramente una nuova iniziativa anche rispetto al governo, che è un'iniziativa positiva, cioè per far fare le cose al governo. Quindi non c'è un rischio schiacciamento degli alleati. Io penso che sarebbe, qualcuno oggi si è lamentato, ha detto bisogna che il PD si ricordi che questo non è un governo del PD. Assolutamente, però anche, diciamo, anche il Partito Democratico non può rischiare di morire di galleggiamento quotidiano, quindi io penso, ma questo è naturale, insomma. E anche per Forza Italia, voglio dire a Mandelli, non è che a me non pare che Forza Italia abbia lasciato il governo e spaccato il PDL perché il PD era poco riformista. Non mi sembra, voglio ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, che la pacificazione di cui Forza Italia parla era sostanzialmente la loro contrarietà alla decadenza di Berlusconi dal suo seggio al Senato in seguito a una condanna in terzo grado per frode fiscale, che non c'entra nulla con la propensione più o meno riformista del Partito Democratico. Non riaprire questo capitolo, perché non è proprio così, parlato per mesi ininterrottamente. No, non è proprio così. Vi prego di non riaprire il capitolo. No, però la spaccatura del PDL... Se mi permette una battuta, giusto per... Semmai voglio segnalare che... Se mi permette una battuta, noi siamo usciti perché la finanziaria non dava le risposte che il Paese... ha bisogno e non dare risposte, considerando che si poteva essere in tanti a remare per il cambiamento. Quindi voleva dire, non ha bisogno. Purtroppo io ho un ritorno di audio non facile, non vi riesco a sentire bene, quindi se parlate in tanti proprio non posso rispondervi. Stavamo parlando solo Causi e si è anche azzittito in questo momento. No, però, Mandelli, senatore, le segnalo invece io un'altra cosa per non riaprire appunto questa querelle, che chi comprerà il giornale domani mattina troverà, a proposito appunto di quello che si dice sul governo e sulla figura del Presidente, un'accusa ben precisa che viene fatta da Sallusti al Presidente, perché a un certo punto si dice che di fatto in qualche modo è stato il Presidente che ha favorito la scissione di Nuovo Centrodestra e Fratelli d'Italia, quindi in qualche modo ci ha messo le mani. Ecco, se proprio vogliamo far discutere di qualche cosa, questa è, insomma, già si diceva a mezza bocca, si comincia a dire in modo molto più esplicito, come in questo caso. Ma guardi, io posso ribadire un concetto importante. Le larghe intese devono essere una via per andare a trovare soluzione ai problemi del Paese. Quali sono i problemi del Paese? Dobbiamo far riprendere i consumi, dobbiamo cercare di aiutare le imprese abbattendo le tasse che gravano in maniera pesante sulla loro attività e aiutarli a una ripresa reale del lavoro per andare a quella risultante importante che è la produzione di posti di lavoro, rimissione di tante persone che in questo momento sono disoccupate. Quando una legge finanziaria non riesce a affrontare questi temi importanti, allora noi abbiamo ritenuto opportuno cercare di dare una discontinuità, sperando di riuscire ad andare a votare presto, prestissimo, e cercando anche di far capire agli italiani che dovranno concentrarsi in un voto chiaro, qualsiasi esso sia, intendiamoci bene, ma un voto chiaro che permetta a chi governa di poter cercare di realizzare davvero le promesse che fa in campagna elettorale e di essere responsabile degli eventuali fallimenti. Vabbè, mi sembra di capire che comunque voi ci siete
siete già in campagna elettorale, come in qualche modo lo è anche il PD, però prima di chiedere anche a Causi una sua valutazione sulla legge di stabilità, vorrei che entrambi invece mi diceste qualche cosa, e qui chiedo aiuto di nuovo a Stefano Ferrante, su questo doppio decreto con il quale ci troviamo a chiudere l'anno, che peraltro è figlio, vero Stefano, di quel mille proroghe che era poi il Salva Roma, insomma, sì, di questo grande, enorme pasticcio fatto dal governo, all'interno del quale a questo punto bisogna davvero prendere lo schema e andare a vedere voce per voce. Non ci sono le sigarette, ci sono le barche, forse i vulcani ci sono, per onestà bisogna le autostrade no. Che il mille proroghe non è un'invenzione di questo esecutivo o di tempi recenti. La storia repubblicana è piena di decreti mille proroghe e di provvedimenti d'urgenza omnibus, dove sono stati infilati dentro... Però magari non gli si metteva la fiducia il giorno prima. No, diciamo che negli ultimi anni non presentarlo il giorno dopo. Qui Causi è sicuramente la persona giusta per chiedere quali sono proprio i meccanismi tecnici. Negli ultimi anni, con la riforma di quella che era la vecchia legge finanziaria e del vecchio documento di programmazione economica finanziaria, che sono diventate leggi di stabilità e DEF, si è cercato di rendere questi testi molto più snelli e di rinviare ad altri provvedimenti di legge che avessero delle caratteristiche di maggiore uniformità e coerenza. Poi però c'è stato quello che viene chiamato l'assalto alla diligenza, cioè le tante esigenze anche legittime dei territori, così riferite dai parlamentari, sono finite in questi decreti. In particolare in un provvedimento, il cosiddetto Salva Roma, che è diventato una legge omnibus. È intervenuto il Capo dello Stato a questo punto per come dire, censurare in qualche modo questa deriva che c'era stata nel passaggio tra Camera e Senato, e il governo ha poi successivamente emanato, ora si è capito, due distinti decreti che sono stati firmati oggi dal Capo dello Stato. Però, ma già si sa che arriverà un Salva Venezia. Bravo. Il risultato non è alla fine lo stesso, cioè alla fine il Messaggero non le chiama marchette come erano state chiamate nei giorni scorsi, le chiama le mance. Ma Causi, onorevole Causi, non è più o meno, cioè non stiamo parlando sempre di questo. Prima Stefano Ferrante dice forse istanze anche legittime e ragionevoli. È proprio così? Qual è la sua valutazione? Che volta sì. Qualche volta, sì, ma... Anche io però, insomma, distinguere il discorso secondo che si parla dei decreti d'urgenza o della legge di stabilità. Perché le caratteristiche della legge di stabilità le abbiamo scritte, riscritte, con una riforma della contabilità e finanza pubblica fatta nel 2009, quindi votata bipartisan durante una fase in cui la maggioranza del Parlamento era di centrodestra, e poi le abbiamo confermate e rafforzate con la nuova legge rafforzata di bilancio conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione nel febbraio di quest'anno, di nuovo con una legge bipartisan approvata da tutti, se mi ricordo bene anche dei tela di valori nel precedente Parlamento. E questo è... E in base a questo nuovo quadro, nella legge di stabilità non ci devono essere interventi di tipo ordinamentale o microterritoriale. Eventualmente gli interventi ordinamentali o microterritoriali vengono messi in quelli che si chiamano i disegni di legge collegati, che hanno qualche beneficio di andare un po' più veloci, eccetera. Quindi qualche ragione c'era, insomma, nel bacchettare. Lei dice sempre il governo. Io oserei dire che forse qualche errore in più l'ha fatto il Parlamento in questa fase. Perché quando arrivano gli emendamenti che sarebbero da non ammettere, e allora qualcuno li deve non ammettere. E quindi c'è stato forse un filtro sulla inammissibilità degli emendamenti micro, no? Che però non è compito del governo, è compito più del Parlamento. Quindi avete imbarcato tutto. Mandelli faceva ammissione di colpa? No, io non faccio ammissione di colpa perché non mi sento colpevole. Però il ragionamento che vorrei portare è anche un rinfresco alla nostra memoria. Se vi ricordate, appena varata la riforma, la stabilità, che secondo me è tornata a essere una finanziaria, indipendentemente dai giusti commenti che faceva il collega onorevole,
Il governo disse che il Parlamento ci aiuti a migliorare una stabilità che ha bisogno di essere rafforzata e innervata. Quindi a questo punto dobbiamo un po' capirci se l'azione del Parlamento deve essere di innervare davvero in maniera importante i provvedimenti che l'esecutivo emana, oppure bisogna rimanere in un solco che il governo traccia. Io credo che in questo momento forse un po' di confusione, un po' di pressione che la novità tra virgolette Renzi ha portato, ha fatto un po' andare in confusione l'esecutivo. Io credo che bisogna non dimenticarsi questa fase, perché il governo ci chiese esplicitamente di dare una mano e quindi gli emendamenti purtroppo sono fioccati. Adesso vediamo bene che le marchette, come qualcuno le chiama, sono presenti nella finanziaria, sono presenti in questi doppi decreti che il Presidente della Repubblica ha firmato stasera. Questo, in realtà l'impressione è che poi ci guadagnino in molti da queste vicende. Bisogna anche lì distinguere. Sono molto eterogenei i contenuti. Molto. Bisogna molto. Distinguere perché, per esempio, è passata tramite emendamento la riforma dell'imposta sul bollo che paghiamo sui conti titoli, con l'abolizione del bollo fisso di 34 euro. Quindi in pratica tutti i piccoli risparmiatori che pagavano molto più dell'1,5 del 2 per mille sul conto di processo risparmieranno. Quindi queste sono innovazioni di struttura. No? Certo. Altro invece sono i piccoli microfinanziamenti a pioggia. Insomma. Anche quelli magari non sempre sono... Io ho fatto l'assessore al bilancio di un comune, vi assicuro che se quando io facevo il bilancio al Comune di Roma, se arrivava un consigliere comunale e mi poneva il problema che nel suo quartiere era cascato il tetto di un asilo nido e che durante il bilancio bisognava stanziare qualche soldo per quel tetto dell'asilo nido, io non la chiamo marchetta questa, sì. E che gli uffici dei lavori pubblici non avevano messo, quindi anche lì bisogna distinguere. Detto questo, però, la legge di stabilità queste cose micro non le deve contenere, lì stava fatto un errore, ma le cose micro, non le riforme invece tipo l'abolizione del bollo. Allora, le cose micro vanno messe in altri provvedimenti. La devo fermare, la devo fermare perché dobbiamo invece a questo punto dare noi spazio alla pubblicità, ritorniamo fra pochissimo e ripartiamo invece a questo punto dal Congo. Perché quello che sta succedendo in Congo è molto grave e si va a unire a una situazione già, insomma, abbastanza complicata. Fra un momento, dopo la pubblicità. Mezzanotte e 48 in questo momento. Allora, vi dicevo, ripartiamo dal Congo. Perché? Che cosa succede? In Congo, a Kinshasa, la capitale del Congo, da un paio di mesi circa ci sono 24 famiglie di italiani, ma non solo di italiani, ci sono anche tante altre famiglie straniere, che nel tentativo di adottare dei bambini sono rimasti bloccati dalla burocrazia di quel paese. I bimbi sono di fatto ormai loro figli a tutti gli effetti, ma non riescono a partire, non riescono a tornare a casa. In questa vicenda, già di per sé abbastanza complicata, per la quale era stato sollecitato da più tempo l'intervento del nostro governo e quindi di conseguenza c'erano anche state polemiche perché noi non ci facciamo valere, anche il Congo ci mette i piedi in testa, insomma tutto quello che vi viene in mente, da qualche giorno, ma oggi in particolare, a Kinshasa si è cominciato a sparare. Luca Del Re, che cosa sta succedendo a Kinshasa esattamente? La situazione adesso, soprattutto com'è, è sotto controllo, si è risolta? No, ma a dire il vero è più la vicenda degli italiani che si sta andando a incorniciare, a contestualizzare in una crisi che è precedente, diciamo parallela, nel senso che poi si seguiva forse molto di più la vicenda degli italiani che non quanto stesse accadendo in queste ultime settimane in Congo, dove c'è uno scontro fra forze ribelli. Beh, come sempre a noi di quello che succede fuori dai nostri confini non interessa assolutamente però nulla, volta, quando però c'è di mezzo l'Italia improvvisamente diventiamo bisogna dire esperti che poi, di politica estera. Sì, ma poi c'è il problema che questo stramaledetto blocco di queste famiglie, le autorità congolesi che hanno deciso da settembre di sospendere per irregolarità nelle modalità di adozione dei bambini da parte di paesi stranieri, ha precisato che se c'è un paese con il quale con cui non si hanno trovate irregolarità, questa era proprio l'Italia. Ma fatto sta quindi non è che ce l'hanno con noi, che l'Italia non viene rispettata, che ci mettono i piedi in testa, che non c'è niente. No, è realmente una questione burocratica.
Io non sono un esperto in diritto internazionale, forse però per fare un passettino in avanti nella comprensione di quello che sta succedendo, noi abbiamo realizzato per il telegiornale delle 20 di stasera un'intervista con uno dei genitori che sono lì bloccati a Kinshasa, è il signor Guido Tota. Io direi di ascoltare perché ci spiega sia quello che loro si aspettano dalle prossime ore e dall'Italia, sia anche un minimo di testimonianza di quello che è successo in queste ultime ore con loro bloccati, dove sono bloccati ormai da diverse settimane. Prego la regia. La situazione qui dove ci troviamo, che è appena fuori la città, in periferia, è tranquilla. Noi non abbiamo percepito nulla. Eravamo in procinto di andare stamani in città, ma dalla DGM ci avevano intimato di non muoverci perché erano in corso queste, diciamo, queste ribellioni. Le comunicazioni da TV erano saltate perché avevano salito la sede della TV nazionale. Nell'aeroporto ci sono state sparatorie, oggi hanno bloccato tutto, l'aeroporto internazionale adesso è ancora bloccato. Domani sarebbero dovute partire tre genitori del gruppo. Cosa sarebbe successo se fosse questa partenza che è programmata per oggi? La Farnesina ora parla di situazione sotto controllo. Io vorrei sapere come si fa a dire che la situazione è sotto controllo il giorno stesso in cui è successo un evento del genere. Sappiamo che esiste da parte del MAI la possibilità di realizzare questi passaporti diplomatici in caso di emergenza per cittadini stranieri, e quindi siamo appellati a questa situazione di emergenza per noi e per i nostri figli che ancora non hanno un passaporto italiano. Noi ci sentiamo abbandonati da uno Stato che ci ha fatto venire qui perché, ripetiamo e ribadiamo il concetto, siamo venuti qui perché ci hanno inviato e adesso non è in grado di risolvere la situazione per noi e per i nostri figli, perché sono nostri figli, no? I nostri figli dal punto di vista legale, c'è una sentenza, hanno i nostri cognomi, ci troviamo in un paese in guerra, i ribelli oggi sono arrivati a Kinshasa, noi siamo preoccupati, è per la nostra incolumità e per quella dei bambini. Allora, lui, questo signore dice, però noi ci sentiamo abbandonati dallo Stato, quindi in realtà... Ma sì, loro si sentono abbandonati perché? Perché comunque una volta avuta l'autorizzazione per poter andare avanti con le pratiche burocratiche, probabilmente anche in maniera, come dire, in buona fede, tu pensi, sono in Africa, vado a prendere mio figlio, ho uno Stato che in qualche modo tutela questa operazione. La risposta istintiva una volta che tu hai il permesso di andare lì a fare questa cosa è sì. Poi succede quello che succede. Però rispetto a questa vicenda dei passaporti diplomatici, che potrebbe essere realmente una scappatoia, data anche la situazione di crisi. Spiegaci rapidissimamente rapidamente, il regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici in realtà al punto 7... lo dovremmo aver già saputo con la Shalabayeva. No, insomma... prevede che il Ministero degli Esteri può disporre in via eccezionale per specifici incarichi all'estero nell'interesse dello Stato il rilascio del passaporto diplomatico di servizio ad altre persone. Ripeto, non sono un esperto di diritto internazionale, credo che una volta che l'adozione sia in qualche modo registrata nel paese dei genitori adottanti, appunto possano intervenire una serie di regole che facilitino l'ultimazione di questo processo, che implica, come abbiamo visto, una presenza di queste persone nella terra lo chiedo anche ai nostri adozione. Ospiti, è solo una questione emotiva il fatto che comunque sono lì da due mesi e non da due giorni, no, che fa dire a questi genitori ci sentiamo abbandonati dal nostro Stato, o secondo lei si poteva fare di più, onorevole? Ma non so se si poteva fare di più, so però, leggendo i giornali, che c'è stato un impegno negli ultimi giorni del governo per affrontare la situazione, del governo italiano insieme ai governi degli altri paesi. Dopo due mesi, su via, non voglio essere critico per forza. Sì, però. Adesso però io non so se la strada sia quella dei passaporti diplomatici, perché lei ha letto prima, il passaporto diplomatico è per esigenze di servizio, qui siamo di fronte siamo a un'emergenza. Siamo l'ultimo problema per questa gente in questo istante. Diciamo che si cerca una soluzione, purché sia. Non è semplice. Una soluzione va trovata, soprattutto alla luce delle notizie che abbiamo sull'aggravarsi dello stato di conflitto interno di quel paese. E infatti questo chiedo invece a Mandelli, se appunto non è solo una questione emotiva, ma appunto in realtà si è di fronte a oggettivi problemi di un paese, quindi è persino ingeneroso, si può capire, ma è ingeneroso dire ci sentiamo abbandonati, e forse solo
il nostro vizio, no? Di pensare sempre male all'estero, ma in effetti come sono bloccati gli italiani, sono bloccati anche dei canadesi, sono bloccati degli statunitensi, certo. Sono bloccate altre famiglie e nessuno grida né al complotto né al fatto che lo Stato li abbia abbandonati. Ma faccio una premessa velocissima, io mi avvicino a questo tema con grande rispetto perché immagino che ci sono anche dei familiari che ci ascoltano e quindi dobbiamo cercare di non fare né polemiche fine a se stesse né anche cavalcare facili situazioni che riguardano persone e nostri concittadini e neoconcittadini visto che le pratiche sono state perfezionate. Io credo che in 2 mesi forse il governo avrebbe davvero potuto fare qualcosina in più. Purtroppo poi come sempre il diavolo fa le pentole, in questo caso anche i coperchi, e c'è un aggravio della situazione, una tensione locale che sicuramente non facilita rispetto alle dinamiche. Io sono, visto che è l'ultima trasmissione dell'anno, il mio auspicio è che davvero quest'anno nuovo possa portarci come prima sorpresa una soluzione veloce di questo problema che diventa veramente complicato e io veramente ho molto rispetto di queste persone che sono andate con fiducia per perfezionare una pratica, una procedura già mortificante e lunga perché sono difficoltose queste pratiche e adesso sono mortificati da una realtà che non gli permette di riportare i loro figli in Italia. Quindi davvero il mio auspicio è quello che si possa risolvere con un intervento del governo pronto e che riesca davvero a riportarci questi nostri concittadini presto in Italia. Allora, questo ovviamente ce lo auguriamo anche noi. Luca, rapidissimamente ti chiedo di raccontarci anche ciò che sta succedendo in Russia, perché poi voglio passare avanti, perché dobbiamo anche dare giustamente la linea allo sport per andare a vedere le condizioni di Schumacher. Ma ti dicevo, in Russia, Volgograd, perché questi 2 attentati? Che cosa c'entrano le Olimpiadi invernali che inizieranno il 7 di febbraio? C'entrano perché il movimento in qualche modo secessionista, un movimento che aspira alla creazione di un emirato islamico nel Caucaso, che in questo istante trova come prima espressione un signore che si chiama Doğu Umarov, questo movimento sta mettendo in pratica quello che il signor Umarov aveva minacciato a luglio in un messaggio che anticipava di ben 10 mesi appunto le Olimpiadi di Sochi, perché storicamente la terra di Sochi è una terra dove vivevano comunità musulmane, ci sono cimiteri musulmani, c'è la storia di una parte dell'Islam delle repubbliche ex sovietiche, questa diciamo è la propaganda, è la storia. In realtà c'è un conflitto che è quello fra la Russia e appunto le ex repubbliche ribelli come il Dagestan, la Cecenia, che non si è mai quindi conclusa. Si usano gli avi per... Si usano gli avi per giustificare, ma sai, si uccide in nome di Dio da... Certo. Neanche in nome di nonno, in nome di Dio da molte parti del mondo, per cui non sta succedendo nulla di più della prosecuzione di un conflitto mai sopito. C'è questo momento di rottura dato dal messaggio di Umarov che diceva di boicottare le Olimpiadi di Putin, non della Russia, perché teatro per ribadire la sua leadership. Sicuramente per quello che è l'apparato di sicurezza, 2 attentati in 2 giorni. 3 attentati in 5 giorni sono un bruttissimo banco di prova. E da qui al 7 di febbraio probabilmente... E poi c'è già l'onta, perché certo. Gli americani non aspettavano altro che dire che veniamo ad aiutarvi noi con la CIA, l'FBI e quant'altro. E i russi per adesso hanno detto no grazie e hanno investito altri 50 miliardi di dollari da qui al 7 di febbraio, 50 miliardi di dollari, non sono 2 lire, per incrementare non so come in 6 settimane un apparato che comunque... Anche il simbolismo di ieri era quello, mi faccio saltare in aria davanti ad un metal detector. Cioè, quindi, più sfrontati e sfacciati di così. Se ce la voglio fare, lo faccio. Allora, onorevole Causi, dobbiamo fra pochissimo passare la linea al telegiornale sportivo, ma prima voglio chiedere una cosa a lei e poi invece una cosa al senatore Mandelli. A lei, che fra l'altro, ripeto, è anche docente di economia, non chiedo tanto di commentare i dati sulla povertà che sono usciti oggi, perché l'Istat ha confermato una situazione del 2012 che ahimè noi conoscevamo, ma questi dati affiancati al dato sulla fiducia nelle imprese, che invece è cresciuto, e questo non si riferisce al 2012, ma è proprio di questo mese, del mese appena trascorso, perché questo è il rilevamento che viene fatto, e mi chiedo com'è possibile che in presenza di una
povertà che si sta accentuando così rapidamente. Solo la Grecia ha fatto peggio di noi, per cui in 7 anni sono davvero decuplicati i poveri. Ecco, com'è possibile che le imprese dichiarino fiducia? Di che cosa stiamo parlando? Ma guardi, le imprese credo che stiano proprio anche in queste settimane valutando che siamo arrivati sul pavimento di questa lunghissima, terribile, drammatica caduta che abbiamo vissuto in questi anni, una caduta che ci ha portato indietro di 20 anni per quanto riguarda i nostri livelli come Italia di reddito, di ricchezza, come paese. Le imprese però sanno che siamo arrivati al pavimento. E che non si inizia a scavare? No, e quindi l'augurio che possiamo farci per come rapprestarci a festeggiare il nuovo anno è che il 2014 sia un anno in cui ricominciamo ad alzarci. Quindi è una fiducia tutto sommato psicologica, non fondata su basi... Non credo, se le imprese generalmente lavorano su dati, avranno dei dati sugli ordinativi. Siamo arrivati al pavimento, questo lo dicono tutti. Il 2014 deve essere l'anno in cui ci rialziamo. Il vero punto è, se volete, anche la vera scelta che noi abbiamo di fronte nei prossimi mesi, no? Piuttosto che stare a discutere di tante cose inutili di cui discutiamo, ivi compreso oggi questa roba qua del discorso di Napolitano, se è vederlo non vederlo, tutto strumentalismo è politico, ha ragione, legittimo da parte dell'opposizione, ma la vera scelta che abbiamo nel 2014 è: ci rialziamo piano piano e siamo ancora rattrippiti e facciamo solo qualche passetto, o finalmente mettiamo questo paese in condizione di tornare a correre come secondo può fare. Lei fa notizia che oggi a 216 abbiamo raggiunto il record dello spread dal 6 luglio 2011. Sì, lo spread... notizia o no in per basso, questo paese? Diciamolo, in basso, certo, 220 basso. Punti. Dai 216. Però si è chiuso a 220. Beh, lo spread non dipende solo da fattori interni. Ma lei parlava di quei segnali per la ripresa. Assolutamente sì. La gente deve leggere anche in questa maniera. Lo spread, dato che il nostro problema non sono soltanto... Noi abbiamo debito pubblico, le tasse e la spesa pubblica, tutto il problema della finanza pubblica. Poi abbiamo anche un problema rilevante di credibilità sui mercati internazionali e di capacità di crescita. Quindi fa notizia. Se noi ricominciamo un pochino a crescere, questo va bene anche per lo spread, perché possiamo avere un pochino più di fiducia nel riassorbimento degli squilibri della nostra finanza pubblica. In teoria dovrebbe fare notizia, cattivo, però come hai visto invece quando eravamo arrivati a 570 punti era sulle prime pagine, oggi invece come al solito le buone notizie non ci sono. Senatore, stavamo quasi al default. Un'ultima domanda anche per lei prima di passare su questo, la... Su questo riapriamo un'altra che non vorrei aprire, perché sullo spread... Abbia pietà, davvero no. Però, mi ricordo indietro di 2 anni, la prego. Non è così. Non ci tengo a ringiovanire in questo modo. Non è che i nostri fondamentali siano cambiati. Con 570 spread stavamo al default. Senatore, la chiedo la cortesia. No, perché adesso invece è cambiato tutto e andiamo molto bene. Il collega vedi Luca Speciale è già pronto nella sua postazione per parlarci invece della giornata sportiva. A lei, ripeto, invece volevo chiedere solo una cosa, perché abbiamo, l'ho detto, lei è il presidente dell'Ordine dei Farmacisti. Oggi ancora il caso Stamina sulle prime pagine dei giornali, sui giornali, perché sapete che Vannoni aveva contestato, no, questo comitato scientifico che era stato creato, che avrebbe dovuto in qualche modo controllare, dare un giudizio sul suo metodo. Ebbene, ne è stato creato un altro e Vannoni non è contento neanche questa volta. Ha detto al ministro della Salute Lorenzin: sei consigliata molto male. Allora, questo è quello che è successo oggi, ma la domanda a lei, che appunto governa in qualche modo i farmacisti, è: possibile che la diffidenza nei confronti dell'ufficialità, no, delle case farmaceutiche, della farmacia ufficiale, sia arrivata a questo punto, al punto da far sì che addirittura si creino due comitati e questo signore si possa permettere di dire questo mi sta bene, quest'altro non mi sta bene? Che cosa avete combinato di così orrendo perché la gente non vi creda più? No, io non penso che noi abbiamo combinato qualcosa di orrendo, ma sicuramente neanche le case farmaceutiche. Io credo che la scienza si basi su evidenze.
Il metodo va consegnato, va reso disponibile per chi vuole davvero comprendere le metodiche che vengono impiegate, bisogna vedere come questi prodotti vengono fatti, insomma la scienza ha una trafila chiara. Io credo che se non c'è niente da nascondere non c'è nessuna difficoltà a dare le metodologie e a far sì che gli scienziati ci mettano il naso dentro per capire esattamente com'è la situazione. Quello che è certo è che purtroppo va detto con molta chiarezza a chi ci ascolta è che da un punto di vista scientifico non si è ancora rilevata una traccia di evidenza che permetta di valutare questo metodo Vannoni. Lo sa che chi quindi non crede, chi pensa che dietro ci sia un complotto delle ditte farmaceutiche, ovviamente non le crede. Guardi, io ai complotti credo sempre relativamente. Io credo al fatto che la scienza è un fatto esatto e concreto. Se non ci sono evidenze scientifiche, se chi ha fatto i rilievi non ha trovato nessun miglioramento di questi pazienti, purtroppo bisognerà arrendersi a questa evidenza. Quello comunque, che è certo secondo lei, è che il la ministro magistratura non può sicuramente, secondo me, fare quello che devono fare gli scienziati e la scienza mi ufficiale. Mi risponda solo a questo. Però il ministro della salute ha fatto bene a fare un nuovo comitato oppure no? O doveva tenere guardi, il primo? Io non so perché il ministro della salute ha deciso di prendere un altro comitato, ma dimostra sicuramente il fatto che la scienza non è un punto di vista, quindi qualsiasi persona la veda, se è uno scienziato e sa quali sono le metodologie scientifiche per acclarare dei processi, i risultati saranno sempre i medesimi. Però ecco, io vorrei che ci fosse un approccio scientifico come sempre si deve pretendere quando si parla di farmaci. Grazie senatore, grazie a voi. Onorevole. Luca, invece, veniamo a noi. Buonasera, Flavia, Schumacher, buonasera Luca. Abbiamo visto su tutti i giornali praticamente la situazione. La situazione purtroppo è molto grave, resta molto critica anche perché dal momento dell'incidente la progressione clinica è stata assolutamente tutta negativa. I medici oggi l'hanno detto a chiare lettere, non si sa se si salverà, insomma lui ha un fisico forte, sta lottando, però l'ematoma è diffuso in tutto il cervello. Tra circa 11 ore a questo punto ci sarà il prossimo bollettino medico, una tappa importante perché è quella delle 48 ore dopo la caduta, dopo l'incidente. E lì ecco, potranno dire qualcosa di più pur rispettando la privacy oggi chiesta dalla famiglia. Di fatto i soccorritori, tra poco nel servizio vedremo anche le immagini di queste due rocce contro le quali è andato a sbattere la testa violentemente, i soccorritori insomma hanno testimoniato che il casco era completamente spaccato e quindi non lo avesse avuto non sarebbe nemmeno arrivato all'ospedale. Vediamo il servizio che ricostruisce la giornata e fa vedere anche le immagini del punto dell'incidente sulla pista di Méribel sulle Alpi francesi. Et que par la suite son état est dans une situation critique sur le plan de la réanimation cérébrale. Pesa le parole con attenzione il professor Paiano, responsabile del reparto di terapia intensiva. La situazione è critica e non è possibile fare previsioni. Il casco che Schumacher indossava gli ha salvato la vita, ma le condizioni sono e restano molto serie. Le lesioni cerebrali causate dall'urto con la roccia vengono definite diffuse. Sarà fondamentale attendere la notte. Per il momento l'ex campione di Formula 1 rimane in coma farmacologico. Il corpo in ipotermia di un paio di gradi per diminuire la pressione sanguigna all'interno del cranio. Solo a mezzogiorno, ovvero passate 48 ore dall'incidente, un nuovo bollettino medico seguito da una breve conferenza stampa. La famiglia infatti ha chiesto di rispettare il più possibile la privacy. Soltanto dopo i due giorni dal trauma i medici potranno esprimersi circa le possibilità di sopravvivenza dell'ex pilota. Una volta passata la fase acuta, ovvero tra 6-7 giorni, si potrà avere un quadro più chiaro della situazione e dei danni cerebrali provocati dal violento impatto. In queste immagini vedete le due rocce contro cui Schumacher ha sbattuto con violenza la parte destra della testa. Il primo masso gli ha fatto perdere l'equilibrio, sull'altro è andato a sbattere. Questo secondo le prime ricostruzioni dei periti che lavorano all'inchiesta aperta dalla procura di Albertville. Una zona di neve fresca tra una pista battuta e l'altra, ma non un punto dichiaratamente pericoloso o recintato. Tanto che con il 7 volte campione del mondo c'era il figlio 14enne. Da queste immagini, girate poco dopo il decollo dell'eliambulanza, si nota poi che molti sciatori stavano transitando proprio in quel punto.
Al blindatissimo quinto piano della clinica universitaria di Grenoble hanno accesso i parenti stretti del campione, la moglie Corinne, il padre, il fratello, raggiunti da Jean Todt, amico di tante battaglie in Ferrari, e poi Ross Brawn, lo stratega dei suoi successi. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta molto turbata dalla notizia del grave incidente. A fare il tifo per Schumi poi non ci sono soltanto i tifosi che stazionano accampati da ieri all'esterno della clinica, ma l'intero mondo dello sport. Ai tweet di tutti i volti famosi della Formula 1, da Hamilton ad Alonso, si uniscono anche i big del calcio, gli auguri di Maradona e Del Piero. E Valentino Rossi ha scritto: forza Schumi, non mollare, siamo tutti con te. Dunque, come avete sentito, tutto il mondo in ansia, in apprensione, che prega per Michael Schumacher, e da qui partiamo nella rassegna stampa con la prima pagina del Corriere dello Sport. Questo è proprio il titolo in alto sulla testata del quotidiano romano: da Alonso a Del Piero, da Valentino ad Angela Merkel, quanto affetto per il tedesco dopo la caduta sugli sci. E poi lo sport in ansia, senza casco sarebbe morto, danni chissà, perché è presto per parlare, come detto nel servizio ci vorranno 6-7 giorni per poter capire. Il Popolo Rosso e Montezemolo non ci credono, e poi i fuoripista sono per esperti, nell'articolo in cui a parlare è Gustavo Teni, e dice: io li faccio. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è simile: il mondo è con Schumi, i medici che dicono non sappiamo se si salverà, il campione è tenuto in coma farmacologico dopo l'operazione a Grenoble, l'ematoma è diffuso nel cervello, la situazione clinica resta critica, senza casco non sarebbe sopravvissuto. Umberto Zappelloni nel suo commento, uniti nella preghiera, il titolo dice: il destino notoriamente cinico e baro non lo ha aspettato dietro in una curva ma nascosto tra la neve fresca, dopo averlo sfidato per più di 20 anni, una volta ogni 15 giorni sui circuiti di tutto il mondo, prima in auto e poi in moto, Michael Schumacher è andato a sbatterci contro in una domenica di festa. È stato tradito da due rocce. E poi ci sono i ricordi di Briatore, che dice: lui non è una persona che prende mai rischi inutili, e Flavio Briatore è il suo mentore, l'uomo che lo ha tenuto a battesimo in Formula 1. Il saluto di Allegri, passiamo al calcio. Voglio lasciare il Milan in Europa, la squadra è buona e con qualche ritocco avrà un futuro. Questa è un'intervista della Gazzetta dello Sport che ci porta al tema del campionato, che riprenderà a fine settimana con la partitissima, quella tra Juventus e Roma, la sfida della verità con il mercato dei rinforzi e dei correttivi che si apre venerdì. Curiosità, voglia di stupire, qualche sorpresa che non manca mai quando si torna al lavoro. Antonio Conte, rientrato da Dubai, dove è stato premiato come miglior allenatore dell'anno, non ha trovato nel gruppo Carlitos Tevez, che doveva riunirsi ai compagni oggi insieme agli altri sudamericani. Tevez è rimasto in Argentina per stare vicino alla moglie Vanessa, incinta al 7° mese e ricoverata d'urgenza. La società è stata informata tempestivamente, smontando l'ipotesi di un caso. Ora resta da capire quando la pace tornerà a Torino per preparare il big match con la Roma. Sta facendo gli straordinari per non mancare Andrea Pirlo, assente dal 1° dicembre per l'infortunio al ginocchio. In questi giorni non si parla di Pirlo solo per il recupero in campo, ma anche in chiave mercato. La Juve sta cercando di portarlo al rinnovo, allontanando le sirene spagnole del Real di Ancelotti. I dirigenti avrebbero proposto al regista un contratto biennale da 2,3 milioni a stagione. Adesso però nella testa dei protagonisti c'è soprattutto la partita della verità, questo Juventus-Roma che può incidere sul destino dello scudetto. A Trigoria Rudy Garcia ha riabbracciato la sua squadra, anche qui un permesso perché rientra da lontano. Ha accorciato le vacanze a Mattia Destro, che si allena dal 27 dicembre, sfruttando l'entusiasmo nei 3 gol segnati al giorno del suo sofferto ritorno. E proprio puntando su questa carica, il tecnico accarezza l'idea di aggredire la Juve con un tridente pesante: Totti, Destro, Gervinho. La Roma è ambiziosa e per questo vuole rinforzarsi con un centrocampista di peso, Nainggolan la prima scelta, Parolo l'alternativa. In uscita si lavora per Borriello in Inghilterra. La finestra invernale si apre il 3 gennaio e il Napoli prepara il colpo con Alonda a Lione. Intanto Benitez oggi ha avuto la bella notizia di ritrovare nel gruppo Marek Hamsik dopo i problemi al piede sinistro. Forse potrebbe già essere disponibile alla Befana contro la Sampdoria. Il 6 gennaio ci sarà il battesimo di Adireia come nuovo allenatore della Lazio. Oggi il primo allenamento è sotto il diluvio. Affronterà l'Inter, curiosamente lo stesso avversario di quando aveva lasciato la capitale nel maggio del 2012.
Petkovic invece deve rispondere entro 5 giorni alla lettera di contestazione disciplinare del club. Si profila l'avvertenza legale. In casa Milan fa sempre rumore Balotelli. Oggi si era sparsa la voce di un'intervista poi smentita in cui Raiola sosteneva una cessione inevitabile di Super Mario. Il club ufficialmente lo considera incedibile. Intanto Robinho si è presentato a Milanello con 24 ore d'anticipo. La Fiorentina ripartirà da Livorno ancora senza Mario Gomez, ma il tanto atteso rientro del tedesco è imminente. Dunque Tevez non è un giallo, lo vediamo sulla prima pagina, tornando sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Tevez non c'è, è rimasto in Argentina per stare vicino alla moglie, come detto nel servizio, potrebbe rientrare tra oggi e domani, ma è a rischio la sua presenza nella sfida scudetto contro la Roma. Garcia mette sotto torchio i giallorossi. E poi più in basso il tema del mercato, che venerdì apre i 10 colpi di gennaio, c'è lo scatto del Napoli per Gonalon, Inter sulla mela, per i nerazzurri resta aperto anche il fronte Lavezzi, Parolo e Nainggolan tra Roma e Milan, mentre la Juve accelera sulla pista Menez, Cannavaro e Lazio sono molto più vicini, Lazio che come vedete di fianco, Rea dà subito la scossa alla squadra al primo giorno di lavoro. In basso si legge anche, se anche il caso scommesse, Mister X, ovvero Bazzani, interrogato per 8 ore, comincia a fare i primi nomi, questo per quanto riguarda il filone, l'ultimo filone dell'inchiesta Last Bet della Procura di Cremona sulle scommesse. A te Flavio. Allora Luca, prima di fare gli auguri ai nostri telespettatori per Capodanno e dare loro appuntamento alla sera del 2, abbiamo qualche notizia con cui congedarci? Sì, posso aggiungere una cosa? Secondo me tutto quel discorso sul discorso di Napolitano è una polemica che chi l'ha montata già ne sta pagando le conseguenze. Il messaggio è già passato. Noi come piccolo programma ne abbiamo parlato per 3/4 della sua stessa durata. Certo. C'è una curiosità perché il messaggio ancora non si sa che cosa realmente conterrà, mentre invece dalla Germania, con un giorno di anticipo, proprio per tranquillizzare la piazza, la signora Merkel, il suo messaggio di Capodanno già lo ha diffuso. I tedeschi arrivano sempre prima. Sempre prima. Ma perché? Perché vogliono pochi problemi. In realtà hanno più freddo di noi. La password per leggerlo si chiama Europa, luogo di pace per milioni di persone, così lo ha intitolato. Dice la signora Merkel. Qualcuno potrebbe sentirsi anche un po' preso in giro. Assolutamente, però poi la realtà ci dimostra che cosa ha augurato. Appunto, ciò che ciascuno di noi raggiunge nel suo piccolo determina il nostro paese nel suo insieme. Lo Stato può investire, può creare buone condizioni, ma la politica può far poco senza l'impegno dei cittadini, quale che sia la loro origine. Discorso molto europeista. Potrebbe scontentare moltissimi, ma forse in realtà è il segreto di quello che questa signora sta facendo per se stessa, il suo popolo e anche per l'Europa. Buon anno. Solo che forse lo Stato tedesco non è vessatorio come talvolta è lo Stato italiano. Quello senza il forse, probabilmente. È 1:17, aspettiamo 1:18 per fargli gli auguri. Siamo scaramantici fino all'ultimo, perché è l'ultima sera che vi salutiamo, prima ovviamente del nuovo anno. Ripeto, domani non ci siamo, l'1 nemmeno. Ritorniamo il 2 sera e andiamo avanti come sempre. Buonanotte. Buon anno.